Eccoti qui, ben ritrovati a Scienza Show News. Abbiamo avuto un problema tecnico col primo collegamento, ma capita perché qua non è la BBC e ci arrangiamo con delle tecnologie che, anzi, fortunatamente va tutto bene, ok? Riusciamo a fare una cosa incredibile. Allora, oggi parliamo di un, di un avvistamento nella Val Stura in Piemonte, a qualche chilometro abbondante da, dalle coste del Mediterraneo, quindi sulle Alpi Marittime di questo falco della regina è venuto un ornitologo, diciamo rapaciologo se possiamo dire così, che è Fabiano Sartirana, eh, che ci verrà a raccontare questa, questo avvistamento in quello che è uno dei, dei centri specializzati proprio nel fare questo, che si trova da quelle parti. Eh, Fabio fa parte delle aree protette Alpi Marittime. Allora, ciao Fabio, scusami per l'inconveniente, ma succede, non è la BBC. No, vai tranquillo. Ciao Renato, buongiorno a tutti. Sì, diciamo che abbiamo appena, come aree prodotte al marittime, abbiamo pubblicato un, eh, un breve articolo sul nuovo numero della rivista italiana di ornitologia relativo a questo avvistamento del falco della regina nel nostro territorio che eh, quest'anno, cioè scusate, la scorsa estate è stato avvistato per la dodicesima volta a partire dal 1999. Quindi sono pochi dati, ma veramente interessanti perché il eh, falco della regina, che è chiamato così in onore di Eleonora d'Arborea, infatti in latino la specie è falco Eleonore, proprio in, in onore di questa regina sarda che nel XIV secolo tutelò questa importante specie. Eh, diciamo un periodo in cui non, era, non erano ancora in vigore la normativa ambientale assolutamente. E quindi addirittura fece una legge per tutelarlo? Fece una legge per tutelarle, eh, sia il prelievo dei nidiacei, dai nidi che la caccia degli adulti. Eh, ah. Quindi in suo onore è stata intitolata questa specie, che il punto più vicino in cui nidifica eh, rispetto alle Alpi, è la Sardegna. L'isola di Carloforte, l'isola di San Pietro, Carloforte, quindi sul, sul lato occidentale. Siete, ma che caratteristiche delle... ha? Quanti numeri ci sono in Europa di questa specie? Ma in Europa eh, ad oggi i dati più aggiornati parlano di circa 6.800 coppie, di cui l'80% nidificante nelle, nelle numerosissime isole greche. Eccolo qui, te lo faccio vedere. Questo è uno scatto che avete fatto voi, giusto? Sì, che abbiamo fatto quest'anno l'ha fatto Niccolò Grasso, che è un ragazzo che collabora col parco nell'ambito del monitoraggio dei rapaci diurni durante il periodo estivo e sì. con cui abbiamo scritto questa breve nota per, importante, importante da, per questi importanti dati. È un falco di medie e grandi dimensioni, poco più piccolo del, del più grande pellegrino, ma eh, che si può confondere per il suo piumaggio con col più comune l'odolaio. Quindi questi, questi avvistamenti probabilmente sono dovuti al periodo di dispersione territoriale, che tutti i rapaci presentano al di fuori del loro periodo di riproduzione. Allora, spieghiamo che bene: all... che si intende per dispersione territoriale? Legato alla riproduzione, okay. la, la dispersione territoriale non alla non riproduzione. Infatti, i soggetti che vengono so normalmente avvistati al di fuori del loro territorio, sono soprattutto soggetti immaturi che quindi non sono ancora legati a, a un territorio da difendere. Poi, a differenza delle altre specie, è una specie che si riproduce tardivamente, infatti dovete tenere conto che questa specie si riproduce nel mese di agosto, quando normalmente tutti i rapaci iniziano la loro riproduzione in inverno o in primavera, come il più comune pellegrino che è già al nido, ha già deposto le sue uova. E eh, a differenza di, degli, del pellegrino di altri più comuni falchi, lui fa proprio una migrazione vera e propria di svernamento, andando a svernare in Madagascar. Quindi è una ah. specie che veramente fa tantissimi chilometri durante l'anno. Lui Quanto svenne in Madagascar essere, per essere poi nidificare e mettere centinaia se non migliaia di chilometri: assolutamente. Okay. Quindi. E passa dal canale di Suez fino a scendere sul, diciamo ne, nella zona dell'oceano indiano e, e lo rivediamo, e lo rivediamo. di grande. che dimensioni ha ma come apertura l'area siamo intorno al metro quindi un po più piccolo del, del pellegrino ma con ali veramente lunghe e appuntite che gli danno comunque una sua maestosità si ma ne è cosa di... ti nutre, ecco sì sì Ecco, si nutre eh, nel periodo riproduttivo, soprattutto di uccelli passeriformi in migrazione, fate lui nidificando sulle isole, le isole sono veramente interessate da enormi flussi migratori di, di, di tutti i passeriformi, della maggior parte dei passeriformi che migrano, mentre eh, durante il periodo di svernamento e prima dell'inizio dell della cova, anche di insetti come le libellule. Che abbiamo visto, infatti, in questa, questa immagine che stai facendo vedere, te Renato, eh, sì. parla del sito eh, di osservazione della Valestura di De Monte in provincia di Cuneo. Dove l'ultimo avvistamento della specie è stato fatto cacciando eh, una libellula, proprio a ah. dimostrazione di come questa specie, al di fuori del suo periodo produttivo si nutra di insetti e non di uccelli, come in precedenza. Ok, senti, la, questo, la... questo avvistamento fa parte di un progetto più importante che Migrants. Ce lo spieghi? Allora, il progetto Migras è nato nel 1992, quindi quest'anno è il trentesimo anno di campionamento, eh, a partire dalla sua nascita, e eh, diciamo è un progetto che, viene, che copre diversi siti di tutto il bacino mediterraneo, sia sul territorio nazionale che eh, estero, e il suo obiettivo principale è quello del monitoraggio della migrazione dei rapaci diurni. Quindi sia la migrazione preriproduttiva, che la migrazione post riproduttiva, quindi sia nel periodo primaverile che nel periodo tardo, estivo, autunnale. Noi in Piemonte, in Storia di De Monte, siamo interessati da un grosso flusso migratorio durante la, la migrazione post riproduttiva. Quindi okay. eh, il nostro campo di osservazione, a cui ogni anno partecipano, oltre a Beer Watcher, ornitologi, anche tantissimi volontari, che eh, diciamo sono alle prime armi con questa attività e che vengono coadiuvati da personale più esperto e Si focalizza soprattutto su, su questo conteggio di queste, di queste specie che, che vanno dai luoghi di nidificazione ai luoghi di svanamento, che Sente, per la maggior parte di è il continente africano. Sì, lui tipicamente sta lungo le coste no? del Mediterraneo, sì. tipicamente sta sulla, sì. sulla costa, quindi si, si va verso l'entroterra soltanto… Uh, nei periodi non riproduttivi. Senti, vediamo anche qualche altra specie che avete fotografato, vedo delle bellissime foto qui. Allora, questo qua è Biancone, questo qua è un giovane di Biancone, che viene chiamato anche Aquila dei serpenti, Aquila per le sue grandi dimensioni, che sono quasi dei due metri di apertura alare, dei serpenti invece, per il fatto che il 90% della sua dieta è costituita da, da da, proprio da offidi, quindi da, da serpenti. Questa specie. E noi la vistiamo soprattutto nel periodo di settembre, quando da, dai, dalle terre di riproduzione dei territori di riproduzione se ne va in Africa, eh, al di sotto del Sahara, proprio per il fatto che cibandosi di serpenti in inverno da noi non avrebbe le risorse trofiche di cui necessita. E che quindi è... nel periodo di settembre, veramente anche diverse centinaia al giorno vengono visti dal nostro campo di migrazione, di, di monitoraggio. Quest Questo invece è falco. Questo caso invece è il falco pecchiaiolo un po' più piccolo, di dimensioni tipo quelle della poiana, quindi parliamo di 1,40 metro di apertura alare. La cui vedete benissimo che si distingue sia per le due macchie carpali molto scure che ricordano due occhi, sia per questa testa molto allungata quasi a forma di diciamo di columbiforme, ricorda un po' il piccione o il colombo. E la sua particolarità anch'esso. Che migra prima del, del Biancone, ma già a metà agosto, diciamo che parte per andarsene in Africa, per il fatto che la sua dieta è completamente, e quasi del tutto, costituita da imenotteri, quindi ah. da api da vespe. Okay. Quindi diciamo che le risorse trofiche costringono queste due specie di grandi dimensioni, quindi probabilmente anche adatte a, vi, a sopravvivere in inverno da noi, per il fatto proprio che non. Non trovano niente di insetti. E quindi costruite asiatiche se le mangiano? E da noi, sì, sì, anche la vespa velutina, il calabrone eh. asiatico che ultimamente sta avendo un notevole incremento. C'è uno studio scientifico in Spagna che ha proprio dimostrato come inizia veramente a comparire in maniera forte nel, diciamo, nel regime alimentare di questa specie. Ecco. È posit Quindi, positivo eh... il almeno se li mangiano loro visto che sono pericolosi. Sì, sì, positivo <ride> assolutamente. <ride> no, Però a, il differenza del biancone, a differenza del biancone, ci sono stati anni in cui noi ne abbiamo visti anche 10-12 12000 in un anno, ah. in tipo 10 giorni di osservazione. Quindi veramente danno, quando becchiamo il picco della migrazione, è veramente uno spettacolo. Perché che ci bene. sono termiche di 200-300 animali che tutti insieme che diciamo. Sì, sì. senti ma riescono a stare vicini cioè sono animali che vivono da soli tendono a separarsi oppure riescono anche a allora, stare insieme nel periodo, nel periodo di svanamento tutte le specie sono meno territoriali ovviamente quindi anche il falco della regina che abbiamo nominato prima in Madagascar fa proprio delle colonie vivono insieme durante ovviamente il periodo di riproduzione si forma la coppia quindi il biancone okay. Durante la riproduzione si vedrà sempre esclusivamente la coppia e poi quando si involerà anche il giovane, anche per il primo periodo ovviamente, viene accudito dai, dai genitori. Va bene, allora Fabio, uh, grazie, ci hai fatto vedere, anzi lo facciamo rivedere, anche se è una foto da lontano, ma di, di meglio non si è potuto fare, visto che quello si faceva la sua passeggiata tranquillamente sulle vostre teste. e quindi già È stata di una fortuna eh. fotografarlo, quindi... Sì. Già è una fortuna davvero, siamo fortunati anche di averlo oggi grazie all'ufficio stampa della, della, delle, delle aree, aree protette Alpi Marittime. Avete un nome lunghissimo e diventa complicato da sì, ricordarci. È dovuto a, diciamo, se sono unite in un unico ente di gestione diverse riserve e parchi ah, okay. del Basso Piemonte. Senti, come Comunque... funziona questo parco? Com'è questo parco? Da dove va? Dove no. va? Quanto è grande? Allora, il parco delle Alpi Marittime siamo sui quasi 30.000 ettari e, e si, diciamo, si colloca al confine con la Liguria e la Francia, per poi entrare nelle prime vallate, vallate piemontesi della provincia di Cuneo. È un parco strettamente alpino, e la cui cima più, più elevata è la cima a sud dell'Argentera, che raggiunge quasi 3.300 metri. Ci sono i ghiacciai più meridionali delle Alpi e quindi ah, di conseguenza anche tutte le specie più legate all'ambiente nivale, come la pennincia bianca, la lepre variabile, l'ermellino, tutte specie... E una, una cosa importante, già che parliamo oggi di, di ornitologia di rapaci, eh, ci tengo a sottolineare come il parco eh, sia stato uno di, degli enti che ha contribuito alla reintroduzione del gipeto la L'avoltoio ah, degli agnelli sì. che è stato reintrodotto tra gli anni 80 e i 90 su tutto l'arco alpino. E che ad oggi sono 60, più di 60 territori, di cui da alcuni anni c'è una coppia che si riproduce anche in Piemonte, in natura, in provincia di Torino. E speriamo che arriverà anche la prima coppia poi... che si riproduce in Cuneo. Va bene, va bene. Poi scopriremo anche il cibico, l'albero cibico. Dove stanno le rocce loro? Dove si mettono di solito? Dove fanno casa? I gipeti sì. fanno casa su pareti rocciose che possono andare dai 1800 anche ai 3.000 metri sul livello del mare. E, e nidifica, ahimè, per noi che lo studiamo. A fine dicembre quindi potete ben pensare cosa vuol dire monitorare una specie a 2700 metri a fine dicembre un freddo. vabbè la sanno lunga i cippetti la sanno lunga mica sono feste sì. No, vabbè, sì. fanno in maniera tale che nessuno va a citofonare va bene quando ci sono i piccoli assolutamente nessuno li va a disturbare grazie Fabiano grazie ci mille ci vediamo Renato. domani con una nuova notizia su scienza show news e poi questo giovedì sera avremo uno speciale dedicato alla notizia dei rinoceronti dei bianchi del nord che vengono. Eh, diciamo, si cerca di salvarli dall'estinzione grazie a mamme surrogate di rinoceronti bianchi del sud. A domani, grazie Fabio. Fabiano. Ciao, ciao Renato, Fabiano. Grazie a tutti.